Presidente, torna questa iniziativa che coinvolge grandi e piccini. Una bellissima iniziativa che permette all'Abruzzo di diventare punto di riferimento della cinematografia, di una parte importante della cinematografia che è quella di animazione, quella rivolta che non è rivolta soltanto ai bambini, perché il cinema di animazione, il cinema fantasy, il cinema transmediale, come lo chiamano, ogni anno le definizioni cambiano perché è comunque un settore in grande e continua evoluzione, molto dinamico, è oggi la ossatura portante del fatturato dell'industria cinematografica, e certe tipologie di film come quelle ispirate, no, ai supereroi o al cinema appunto della lettera, ispirato dalla letteratura fantasy, viene visto da tutte le età e in tutte le generazioni, e non soltanto perché i nonni o i genitori accompagnano i bambini al cinema. Certe opere sono capolavori, opere d'arte che hanno ormai da tempo conquistato questa dignità a pieno titolo, ed essere sede come Regione Abruzzo, città di Pescara nell'edizione estiva e la città dell'Aquila nell'edizione invernale di una fiera mercato di livello internazionale è un grande traguardo. L'Abruzzo investe e vuole continuare ad investire sul cinema e sulla promozione che il cinema può dare. Intanto in questi giorni sono centinaia e centinaia, se non migliaia, gli addetti ai lavori che sono qui in città, che occupano i nostri strutture ricettive, che vanno a mangiare nei nostri ristoranti, insomma c'è un ritorno economico immediato, ma soprattutto c'è un'apertura al mondo che è quello di cui l'Abruzzo ha bisogno per crescere e per valorizzare i propri asset. Un binomio vincente, quindi, grazie a Cartoons on the Bay, tra Abruzzo e RAI. La RAI è il principale operatore culturale e di intrattenimento pubblico d'Europa, potrei dire, e quindi per noi è davvero un orgoglio poter fare questo binomio, affiancare il nome e il logo della istituzione regionale abruzzese con quello di questa prestigiosa azienda. Il fatto che questa azienda così importante, abituata a lavorare in ogni dove, abbia trovato nell'Abruzzo l'accoglienza ideale, tanto che finito il contratto, il primo contratto triennale, si è già annunciata la volontà di stipulare un rinnovo per il prossimo triennio, è per noi la certificazione di una qualità raggiunta nella organizzazione, nella capacità di offrire lo scenario giusto e l'ambiente adatto perché questo festival possa andare avanti nella maniera migliore. Grazie.